Cortesemente, uscite tutti fuori. Zello. Amici di Canale 8, siamo arrivati alla conclusione di questa quarta mostra del cane. In questo momento ci sono i cani più belli che hanno sfilato per questo lungo pomeriggio. Si sfideranno per i primi tre posti. Vi ricordo che l'organizzazione ha messo come primo premio un viaggio in Spagna per due persone. Il secondo premio è un iPhone 4S, il terzo premio una TV Color 32 pollici. I 9 giudici in camicia bianca sono pronti a scegliere gli esemplari più belli e dopo tanto, tanto tempo sceglieremo il più bello in assoluto della quarta mostra del cane. Prego il mio cameraman di andare a fare a zoomare uno per uno i cani più belli di questa quarta mostra del cane. I giudici possono iniziare a dare tre nomi all'organizzatore. Tre nomi, tre possibili finalisti. Sono in tanti di razze differenti. Allora. Ma aiuti, non riusciamo a cavare una, qualcuno ci mangia una mano. Vi ricordo che i giudici stanno scegliendo, ogni giudice sceglierà tre cani differenti. Tre cani per 9 giudici significa 27, i semifinalisti. Poi ne sceglieremo uno, quindi rimarranno in 9 e alla fine solo in 3 avranno il piacere, oltre che di far vincere il proprio cane, di dire il mio cane era il più bello alla mostra di Rosolini, hanno anche la possibilità di andare in Spagna e chiederemo se porteranno in Spagna il cane o porteranno la propria amorosa o amoroso. Sto notando che i giudici in camicia bianca iniziano a dare i numeri, nel vero senso della parola, stanno dando i numeri. Siamo giunti alla fase finale. La giuria è qui attorno a me, ha scelto i 10 cani che si sfideranno per questa finalissima, per accaparrarsi i premi più belli. Passa in finale. Io voglio qui un giudice che mi dice subito, io dico il numero e mi dite la razza. Ora becco te. Chi conosce? Il professore. Allora, passa in finale, può fare un passo avanti. Il numero 234, razza? Levriero. Il levriero, il numero 234. Passa in finale il numero 157. Il pastore, eccolo qua che arriva. Puoi stare lì. Passa in finale il numero 88! Bello. Bello e bella anche la padrona, bisogna dirlo. Passa in finale il numero 4! Dov'è il 4? Eccolo qua! Perfetto! Passa in finale. Questa lo tengo per la fine. Questa la tengo. La tengo o lo tengo per la fine? Passa in finale il numero 211. Dov'è il 211? Eccolo qua il 211. Ancora in finale il numero 156. Eccolo qua il volpino col coro degli Ultras. Ultimi quattro finalisti. Il numero 126.
7. Dov'è il 127? Ecco qui in favore della camera, anche se non si vede. In finale il numero 118. Dov'è il 118? Non lo vedo. Eccolo qua. Ultimi due finalisti. In finale il numero 77. Dov'è? Eccola. E allora, attenzione, ne devo chiamare solo uno. Ne devo chiamare solo uno. Va in finale il numero 68, diviso 2, 34! Brigida e il suo cane vanno in finale! E allora, grazie a tutti gli altri, potete allontanarvi dal ring e i 10 finalisti possono iniziare a far trottare i propri cani, chi più chi meno, in giro per questo ring, per la grandissima finale! Prego, prego, i 10 cani, iniziate a ruotare, a ruotare! Allora, cari amici, stiamo per concludere. Il primo ad uscire fra questi 10 finalisti è un cane che quando oggi pomeriggio è arrivato, secondo me, nessuno l'ha notato. E a differenza di altri cani di razza, più grandi, più piccoli, è arrivato in finale. Quindi voglio un mega applauso della cava per il numero 4 che riceve... Il consigliato dal nostro giudice Saro riceve la coppa e un sacco di mangime di 3 kg. Eccolo qua, fate ancora un altro applauso, facciamogli fare una passerella, prego, prego. Ecco, è andato via, si è emozionato. E allora sono rimasti in 9. A minuti saprete chi sono i primi 3. Siamo arrivati alla fine di questa splendida giornata qui alla Cava Santi di Rosolini per questa quarta mostra del cane. In questa cartelletta c'è scritto il podio di questa edizione. Vi ricordo, il terzo premio, abbiamo il quarto premio, un sacco di mangime da 15 kg, il terzo premio una TV 32 pollici, il secondo premio qui vicino a me l'iPhone 4S, il primo premio un viaggio in Spagna. Con i giudici dietro di me possiamo dire che in quarta posizione, quella che viene definita la medaglia di legno, va l'esemplare canino numero... Al quarto posto si piazza il numero 34! Eccolo qua! Sacco di mangime per il numero 34 che porgerà l'organizzatore. L'organizzatore che dà il sacco di mangime e salutiamo questo splendido esemplare di cane. Fate un applauso al numero 34. Sono rimasti in 3. 127, 156 e 118. Prima di conoscere al terzo posto vince un TV Color 32 pollici l'esemplare numero 118. Prego, può salire sul podio il 118. Prego, prego, fatelo salire. Ricordiamo come si chiama il cane e il padrone, certamente. Il cane Pepe, io Santino. Arrivate da? Floridia. Da Floridia, stai lì che sei arrivato terzo, non primo. Allora, secondo e primo, cosa volete sapere, il secondo o il primo, l'iPhone o il viaggio in Spagna? Io direi il viaggio in Spagna.
vince il viaggio in Spagna, ricordo, per due persone, meta a scelta, il numero, inquadrali, la sfida 127-156, vince il primo posto e credo che avrà fatica a salire sul podio, sul gradino più alto, il numero 127! Al secondo posto il numero 156, il Volpino. E allora prego, venite, mettetevi i padroni sul podio. Vieni qua. Conosciamo i secondi classificati, ovvero il cane si chiama, arrivate da, quindi giocate in casa il primo premio, ma abbiamo fatto tutto sto podio per sta scugnizzo qua. Allora, come si chiama? Dancing Queen. E arrivate da? Da Cireale. Vigono, un viaggio in Spagna. Allora, vieni qua. Io vorrei ringraziare tutta l'organizzazione, in particolar modo Salvatore Branca, che si è sbattuto in questi mesi. Applauso per Salvatore Branca, che consegna le targhe a tutti i nostri 9 giudici che arrivano dalla provincia di Siracusa, di Ragusa, da Catania, sono venuti qui per giudicare più di 300 cani. Io credo che abbiamo detto tutti, amici dei cani, amici di Canale 8, dalla Cava Santa di Rosolini è tutto, buon continuazione di serata e ci vediamo il prossimo anno per la quinta mostra del cane.